e buon venerdì soprattutto, e benvenuti in questa nuova puntata del Surround con Tomb Raider. Come state ragazzi? Tutto bene? Prima di iniziare la live, come sempre, vi ricordo a tutti che non sono mai solo, c'è tanta sempre gente simpatica in live. Chi abbiamo in live soprattutto? Abbiamo Lucio, Axe, Deus Panzer, Jane, Cara e Inna della Notte, Mr. Bot, Sara, Rico, Sapi, Lutiranno, il gruppo Tatagi Club, Rob, Pedro, Raki, Sala Giochi, Lady, Liqui, la coppia stimata Chiara, Grey 92, Tifetta e una coppassione Nona e la nostra Valle. Allora ragazzi, come ben avete visto, oggi è uscito anche il nostro la rimasta di Dead Space. Purtroppo raga, ho avuto un piccolo problema e quindi penso che il gioco lo porterò più avanti, non vi so dire quando. Intanto comincio a caricare. Lara! Appena abbiamo sentito l'esplosione. Alex era ancora sulla nave. Devo dire che hai sempre un effetto micidiale sulla gente. Allora cerca di starmi alla larga. Mangiamo, ok? Quei bastardi si sono tranquillizzati, ma è meglio non abbassare la guardia. Se devo morire in questo posto, morirò a pancia piena. Un uomo ha pur bisogno di mangiare. Finalmente un po' di ottimismo. Appena Reyes finirà con la barca, torneremo alla civiltà. Con una grande storia da raccontare. Parla per te. Io spero solo di dimenticare tutto. Salteremo con l'alta marea. No, non possiamo. Per favore, non ricominciare, Lara. Lara non è la sola a dire che siamo in trappola, Reyes. Mattias forse è impazzito, ma ne era davvero convinto. Io gliel'ho letto negli occhi. Crede che la resurrezione di Miko sia la chiave per fuggire dall'isola. Sembra assurdo, lo so. Ma l'intera isola lo è. Le tempeste non sono naturali. Bisogna cominciare ad ammetterlo. È vero. Durante il naufragio dell'Endurance ho sentito una presenza maligna, tangibile. Quest'isola è maledetta. Dove vai? Sotto quella base sulla scogliera ci sono delle rovine. Là dentro c'è qualcosa con cui pensavano di controllare le tempeste. Devo indagare più a fondo. Appena pronti partiremo. Con o senza di te? Io non partirò senza di te. Ok, allora, prima di procedere
Ora faremo il resto delle cacce ai tesori e tutto il resto delle cose. Ma prima devo andare a fare un'altra cosa. Allora, cacce d'uno, ne ho già trovati due. Dunque, se ricordo bene allora. Partendo dall'ordine. Dunque. Giù. Ok, devo andare giù perché in questo modo potrò recuperare l'altro segnalatore che sta da quell'altra parte. C'è la foto di due bambine. Forse questo portafogli era del padre. I nomi sulla foto. Millie e Coco. Ho trovato i loro giocattoli. Che ne è stato di questa povera famiglia? Mi posso solo immaginare cosa sia successo.
Allora, cominciamo. Faccio io la guardia. Reyes lavora al motore e gli altri cercano di riposare. Starei qui tutta la notte? Whitman mi darà il cambio. Ancora non ti fidi, eh? No, e nemmeno tu dovresti. Fa attenzione, non perderlo mai di vista. Spero che lassù troverai quello che cerchi, Lara. Sam è molto provata. La terrò d'occhio io. Ha bisogno di dormire un po'. Buona fortuna. Magari potessi seguirti. Chissà quali grandi scoperte ti attendono. Rischiamo di svegliarla. Allora, hai tutto il necessario? Sì, sistemata questa roba, ci basterà pulire un po' le valvole. E poi... mi aiuti? No. Devo raggiungere quella base sulla scogliera. Beh, che aspetti? Abbiamo una certa fretta, Lara. Non è il momento. Devo aggiustare questo affare. Per raggiungere la sala sacra al monastero dovremo riparare quella barca. Non so come convincerò gli altri a puntare verso l'entroterra invece di salpare dall'isola, ma devo riuscirci. Reyes si opporrà con tutte le sue forze. Vuole tornare da sua figlia ed è sconvolta per la morte di Roth, come tutti noi. Non so spiegarmi perché Mathias sia tanto interessato a Sam, ma non ha importanza. Ora Sam è di nuovo tra noi, al sicuro. Chi è? Questo è un arco. Sembra l'arco di Rambo.
Ecco qua il terzo. Ok. I primi, gli altri due già li ho trovati, Dunque. Ecco qua il sentiero. Eccolo là. Ora procediamo con la caccia al tesoro.
Questa caverna era un luogo di culto. Cosa combinano qui dentro? Si danno alla pesca? No, devo riazionarlo di nuovo e fare sì che questo rimanga bloccato. Mannaggia. Aspettiamo che torni. Usano questo posto come dispensa per il cibo. Hopla.
Come ci arrivo lassù? Passando per la... you
Ok. Accidenti alla tosse. Ma si è buttata proprio bene. Ecco, se arrivo di qua arriverò alla base scientifica. Eccola qua. La Magnum. Cioè, bomba, mi manca solamente un componente.
I prossimi. Quest'isola va ben oltre le mie aspettative. Certo, gli isolani sono fuori di testa. E quella povera gente dell'Endurance. Ah, che brutta fine. Però rende tutto più eccitante. Ho messo i piedi sulla leggendaria Yamatai e tutti quei relitti. Per non parlare di un moderno culto del sole, ci ricaverò almeno due documentari, forse addirittura una serie. Il mondo avrà occhi soltanto per questo posto. E sotto i riflettori ci sarò io, ovviamente. Che sollievo. Avevo scommesso tutto su questa spedizione. Ora devo solo agire con prudenza. Basta poco perché la situazione mi sfugga di mano. Appena avrò la fiducia di Mattias, lo convincerò che collaborando faremo molta più strada. Dubito sia davvero convinto di ciò che predica ai suoi seguaci. Sono solo smarriti e confusi. Io li aiuterò a tornare alla civiltà. Fioccheranno proposte milionarie per assicurarsi la mia esclusiva. È la scoperta del millennio. Chiamala la scoperta. Ecco fatto. Completato, ora non ci resta che salire.
Ok. Eccoci qua. Questa è l'ultima tappa.
Allora taci e cerchiamo quella straniera. Da qui non si scappa. Sono arrivati appena dopo la scoperta della tomba. Gli ioni. Prima si sono spente le luci, poi solo urla nel buio. Erano le nostre o le loro? Quei suoni orribili mi rimbombano ancora nella testa. Indossavano le armature dei miei antenati e ci straziavano con spade antiche. Spari, grida, sangue. Noi non potevamo fermarli. È scoppiato il finimondo. E poi silenzio. Svaniti nel nulla. Perché? Perché se ne sono andati? Perché non ci hanno uccisi tutti? Ora c'è il capitano Osaka al comando. Noi lasceremo la base, ma non l'isola. Ci dirigeremo nell'entroterra, al monastero. Non c'è altro modo. Dobbiamo seguire gli ioni, tutti insieme. Se la stella non può essere controllata, deve essere distrutta. Però lo so che moriremo tutti. Qua abbiamo fatto una vera mala scoperta. Ok. Purtroppo qualsiasi cosa hanno scoperto i giapponesi e i tedeschi è stato... Sì, a giudicare i corpi qua.
la tomba deve trovarsi in profondità. Devo passare di là. L'ascensore è bloccato. Ok, sembra funzionare. Devo subito far scendere l'ascensore con più forza. Comando ad agente sul campo. Stop. Trinity insoddisfatta per mancanza di progressi. Stop. Acquisizione fenomeno stella imperativa. Stop. Invio nuovo agente per garantire successo. Stop. E i segreti del GPS che stiamo trovando man mano. Devo usare le maniere forti.
piedi. Questo qua, aspetta. Mi ha fatto proprio il volo dell'angelo. Oh.
che fosse un dono per gli antichi sovrani di Yamatai. Oppure qui si consumò una battaglia. No, quasi la via. Prima di arrivare, aspetta, devo completare. Resto della caccia a tesoro, altrimenti non potrò tornare indietro un'altra volta. Oppla. Ho trovato tutti i GPS. Eccolo là, mi ricordavo questa roba qua. Ok. Thank you.
Ok. Devo recuperare il GPS. Scusate, mamma mia, mi è venuta una crisi bella pesante. Ok.
casa è buggato. Mi indica sempre qua. Ecco qua. Ma secondo me si è buggato. Cioè indica che la reliquia, ma indica dove stava il GPS. Vedi, indica sempre qua. È una cosa. Ma che tempo. Allora. Possibile che sia. Ecco, è qua.
Come ci arrivo? Qui è chiuso. Dall'altra parte. Thank you.
Questi sono guerrieri. Erano nella tomba di Inigo. La proteggevano. Questo sei tu. Eri una sorta di generale. Ti sei ucciso con il seppuku. Perché? Oh, splendida. È ancora affilata. Ho deluso la mia regina, il rito è fallito. La sacerdotessa si è tolta la vita sapendo che l'unica via di scampo era la morte. E la prima e ultima regina resta un'anima sospesa in un corpo deperito. La sua ira ha scatenato le tempeste e infurierà finché l'anima resterà su questa terra. La mia guardia tonante ha giurato di proteggerla e lo farà. Io no. L'anima intrappolata in un cadavere. È questo a provocare le tempeste. Per fermare le tempeste dobbiamo distruggere il cadavere nella sala sacra. Ma il bello sarà convincere gli altri. Ok, proviamo. Sono sotto tiro.
Dove diavolo sei finita? Oh no, che succede? Ci stanno attaccando, devi aiutarci! Merda, no! Devo tornare da loro. Ce l'ho fatta. Sara, aiuto! Dove sei? Cazzo! È tutto qui quello che sapete fare voi bastardi. Si ritirano! Reyes, sei ferita. Grazie. Sul serio, pensavo fosse finita. Non ne vedo altre. Che è successo? Durante l'attacco Whitman è sparito insieme a Sam. L'ha riportata da Mathias. Dovevamo ascoltarti. Che stupida sono stata. Adesso che si fa? La barca è a posto. Chiamiamo soccorsi. Stessa cosa che hanno pensato loro. Su Whitman avevi ragione. Hai visto le tempeste? Abbattono chiunque si avvicini. Gli scienziati giunti qui durante la Seconda Guerra Mondiale pensavano che le tempeste venissero controllate da una sala sacra vicino al monastero. Anch'io non ci capisco molto, ma Sam ha un ruolo chiave in tutto questo. Se partiamo senza capire perché, moriremo tutti. Come i piloti. Come Rob. Reyes, secondo me dovremmo fare come dice Lara. Tornare alla loro fortezza sarebbe un suicidio. Non la porteranno laggiù. La condurranno in questa sala sacra. Noi ci avvicineremo passando per questa gola. Ascolta, so che vuoi tornare a casa da tua figlia. Lo so, ma qui non è ancora finita. Non ti chiedo di credermi, Reyes, ma solo di fidarti. Ok, allora prendiamo il largo. Sali a bordo quando sei pronta a partire. Sì, anche. Opla. Sulla pistola è rimasta, devo iniziare. Ma torniamo là perché devo vedere come recuperare l'ultima cosa. Sì.
ecco qua. Perché li ho fatti tutti, me ne resta solo uno da fare. Quello sta qua sopra. Ah, ecco, visto? Dinastia Chao, riservato alla corte imperiale, a giudicare dalle ricche decorazioni. Opla. E abbiamo completato tutto. Completato. Perfetto. Oh. Lara, cosa pensi di trovare là? Davvero vuoi saperlo? No, ma dimmelo lo stesso. L'anima di un'antica regina del sole intrappolata in un cadavere. È la sua rabbia a scatenare le tempeste. Distruggendo il corpo, le tempeste si placeranno. Ok. E perché Mathias vuole sempre? Non lo so. Ed è questo a preoccuparmi di più. È tutto pazzesco, lo so. E come se lo è? Non c'è rimasta altra scelta. Forza, facciamo. Bene, andiamo. No. Tu e Reyes sorvegliate l'ingresso principale mentre io cerco Sam. Vuoi andarci da sola? Più siamo, più probabilità abbiamo di farci scoprire. Dovete restare qui e resistere il più a lungo possibile. Potrebbero arrivare Solari, ma anche altri. Samurai, la guardia tonante della regina del sole.
Sparate a chiunque tranne che a me o a Sam. Tesoro, non ti dirò addio, perché questo non lo è. Ti copriamo, Lara. Ok. Di conoscere la loro nuova regina, da colui che l'ha ricondotta a noi. Ah, certo, certo. Ho qualche esperienza di tribù arcaiche. Premio Nobel in arrivo, James. Che sta facendo? Sono il dottor James Whitman. Vengo in pace. Vi porto la vostra nuova regina. La regina! Come si dice in giapponese? La vostra... Joe! Ma il fratello! Lo crimo da te! Thank you.
Sarah si sono mantenuti bene. Sopravvissuti fino ai giorni nostri. Direi di sì. Un'anima intrappolata in un corpo deperito. Credo si riferisse all'ultima regina del sole, ma non capisco il ruolo di Nico in tutto questo. Lei era la prima regina. E Mathias è convinto che Sam sia fondamentale. Brutto segno. Whitman. Lui e i suoi dannati sogni di gloria. La sala sacra è al centro di tutto, ma raggiungerla non sarà facile. La guardia tonante ha giurato di proteggerla. Devo farlo. Ma tremo al solo pensiero di ciò che troverò là dentro. Manca ancora un diario. Ah!
Almeno ho sbloccato l'altro obiettivo. Thank you.
Cinese avrà migliaia di anni. Possibile che i cinesi si fossero insediati sull'isola ben prima degli Yamatai. Noi non avevamo scampo. Ci stavano aspettando in centinaia. Impossibile raggiungere la sala sacra. Eravamo spacciati fin dall'inizio e ora aspetto che i miei antenati vengano a salvarmi. Li sento. Gli oni che uccidono i miei compagni li divorano, banchettano con le loro anime. Morte, morte ovunque. Io sono l'ultimo. Che ne sarà di me? Diventerò uno di loro. Vi supplico, antenati, vi prego. Portatemi via da qui, prima che arrivino gli Oni. Conducetemi all'aldilà. Lasciatemi morire in pace. Poveraccio. Ok ragazzi, io mi fermo qua perché siamo quasi giunti alla fine del gioco.
Grazie per la compagnia, per chi è passato. Completeremo e faremo anche gli extra e vedremo tutti i filmati. Buonanotte.